Ieri è venuta una mamma a dirmi in tedesco se gli trovavo il figlio, perché ha saputo che sono stato un primo soccorritore, e mi diceva in tedesco, con la traduzione, mi diceva: per favore, trovami ancora l'altro mio figlio, perché uno già ce l'aveva morto. E quella lì, almeno dagli una possibilità di andare a piangere, sta mamma, no? Non molli il colpo, vai sempre avanti e indietro. Sì, perché io ho promesso a quella mamma che gli devo trovare il figlio. Io ne ho trovato ancora, dopo quella mattina, ne ho trovato ancora altri tre sulla spiaggia di Stesi. Mentre che andavo a casa a farmi una doccia, ho visto a distanza anche di 3-4 km, ho trovato ancora altri tre corpi. Allora ho detto: se giro ancora li trovo, dopo che quella mamma mi ha detto trovo mio figlio. Anche di notte mi sono attrezzato con un faro e gli devo trovare il figlio. L'ho preso subito. Mi ha chiamato un mio amico di andare lì perché sentiva delle urla. Sono arrivato lì dopo, abito vicino, dopo 5, neanche 5 minuti. Quando sono arrivato lì ho trovato una distesa di morti, una scena brutta. C'era gente che gridava, c'erano dei pezzi di tavola, le mamme che mi gridavano. Io cercavo di tirare più persone possibili nella risacca, li tiravo fuori, ma la risacca se li prendeva di nuovo, perché il mare era forte, troppo forte, c'erano anche delle onde di 3-4 metri. Quando si è fatto più giorno, perché era nuvoloso, ho guardato bene, che ho alzato la testa, era una distesa di morti, tutti morti. Ti ha scioccato vedere tutti questi corpi? Hai mai visto tanti corpi così in vita tua? Sì, tanto mi ha scioccato. Non riesco neanche a dormire bene la notte, però dovevo farlo. Che mi immagino quel bambino lì che ancora aveva gli occhi aperti, che pensavo che era vivo, ma invece non era vivo. Quella scena lì mi è rimasta impressa, perché gli altri corpi li prendevo ma non li guardavo in faccia, li prendevo e li tiravo fuori di forza. Invece quel bambino aveva gli occhi aperti, ma io pensavo che era vivo, ma ho detto: c'ha gli occhi aperti, è vivo. E dopo, quando l'ho portato sulla battigia, non era vivo. Quando sono arrivato io lì, la guardia costiera è arrivata dopo 2 secondi, si sono buttati anche loro in mare, anche vestiti, hanno fatto un bel lavoro. Secondo te poteva essere fatto di più per evitare questa strage? Certo, forse secondo me se si potevano attraccare al largo, forse si potevano salvare. Qui sotto costa, con quel mare, non si potevano Ma salvare più. per quale Non dovevo motivo? Neanche arrivare quella barca sotto costa. Una volta che sono arrivate sotto costa non riesci più a salvarli. Per quale motivo? Perché il mare è forza 3, forza 4, nelle risacche, nelle secche, qualsiasi imbarcazione si capovolge. Ah, questo qua spiego perché si è Certo, frantumato in mille pezzi. certo, certo. La barca si è insabbiata e dopo si è aggirata di lato e si è fatto è come una lavatrice dopo. Io penso che potrebbero fare sicuramente molto di più. Spero che fanno di più dopo questa tragedia, perché così non va bene. Io, prima che succedeva questa cosa qui, ero indifferente. Li guardavo in televisione, mi dispiaceva, ma dopo, quando ti capita dal vivo, vorrei andare a parlare con qualcuno importante e dirgli perché tutto questo. Ci sono delle leggi che non sono molto chiare. Sedetevi a tavola e pensateci un po'. Wow.